Siccome è risaputo che sul mio canale vige il galateo, la sobrietà soprattutto, oggi ho portato un ospite che rispecchia appieno tutte queste caratteristiche. Ciao Kokeshi, ciao. È un piacere essere qua. Io sono Ruth Mysterio, detentore del Guinness dei primati del Ruth il Lungo. Sono qui oggi per renderti onore. Rendimi onore in questo momento. Oggi, siccome sapete bene che io sono un amante dei rutti, innanzitutto mi devo complimentare con la incredibile capacità di fare rutti. Ti farò sentire ciò di cui sono capace io, che è questo. Fai vedere come fai. Io aspiro l'aria e poi se salto secondo me funziona meglio. Buttala nello stomaco l'aria. Ma a me va nei polmoni, non nello stomaco. No, prova. Tu quando bevi la Coca-Cola devi canalizzare l'energia come flusso canalizzatore. Tu lo metti dentro lo stomaco e aspetti. Non devi subito ruttare. Ah, devo aspettare quindi. Devi aspettare almeno 10 secondi. Bevi. 1, 2, 3, 4. No, aspetta. Così, vedi che funziona. Così. È stata un'esperienza, direi sublime. Prova tu con la Coca-Cola, cambia qualcosa. Butti benzina sul fuoco, lo sai questo. C'è altro che fantozzi qua. Direi di cominciare la gara. Allora, io ho scaricato un'applicazione per capire i decibel. Da chi partiamo? Parte la donna o il campione? No, parti tu, dai. Volta fino a 10, carica. Comincia a fai tirare aria. Aspetta. Questo è andato. Vai, prova. Vai, 10 secondi. Quando sei pronta? Non ti emozionare. Non sboccare. No. Riprova. Nello stomaco, manda nello stomaco. Come faccio a mandarla nello stomaco? Devi. Così, vai. Prova di fare. 106 decibel. Oh, io mi tolgo la cintura. Secondo me è quella il problema. Tocca a te. Prova anche a bere la Coca-Cola, ti faccio vedere. Prego. Ok, sono pronto. Always go good. Comunque sono riuscita a vedere in controluce tutta la litella che si espandeva sul mio telefono. La patina di... Ultimo turno, raga. Vai. Ok. Mo salto però, eh. Vai. Salta. Vuoi una mano? Ma quanto rutto io nei miei video, scusatemi. Rutto un sacco, perché oggi non... Ma non è che sei emozionata, tranquillizzati. Sei molto emozionata dalla mia presenza, magari, perché sono il king, forse per quello. C'hai ragione. Vai, rutta subito, appena butti giù, proprio... 107 decibel. Dai, cadere. Oh, io sono la successora. Dai, cazzo, ruttare. Tu che stai dietro la telecamera, adesso mi fai un turno da solo e ci fai vedere che cosa sai fare. Posso dire una cosa? Mi hanno chiesto questo posto per registrare la gara di rutti. Allora, ieri ci ho provato a fare un rutto per vedere l'acustica. Stavo vomitando addosso. Ma sì, ma se me lo tieni lontano è ovvio che faccio poco. Rifallo. Che schifo. No, beh, devo fare almeno 90. Sento tutti i rigurgiti. Mi è da sboccare a me. E adesso cambio di... Altra categoria di rutto. Adesso misuriamo la lunghezza del rutto. Il segreto è ruttare calando il decibel in modo dinamico. Rutta più piano, ma più lungo. Prendi il fiato e poi... Capito? Stavo per spaventarmi, te lo dico. Vabbè, ci provo. Ok, ce l'hai? Ho sentito anche una mezza scorreggia. Provo io? Così. Che c'è fatto?
40 secondi. Cosa hai detto? Niente. Dunque, voi avete capito che cosa ha detto? No. Cosa ha fatto? Cosa hai fatto? Niente, mi sto pisciando addosso. Devo andare in bagno, tra un po' vado in bagno. Si può fare una pausa? No! Vai, sei pronta? Neanche un... Dai, riprova, vai, che ce l'hai. Vai, subito. Non ce l'ho, aspetta! Vai, turno tuo. E se l'ha bloccato così. Dove andate tutti? Fanculo. Abbiamo finito le riserve di Coca-Cola ed è pure sgasata. Ma che cazzo. Ma fa così, fai. Hai sentito l'aria che è andata nello stomaco? Scusa, sono arrivato in faccia. Bravi. Oh, è continuato. Vattene. Allora, siccome mi scappa tremendamente la pipì dopo aver bevuto un litro e mezzo, ovviamente il vincitore lo decreterà Spawn. Vinto io. Grazie e ciao. Ciao. Nata. Devo andare in